qua la Tulip in Roma, un saluto da Enrico Mariotti. Atletico San Lorenzo in divisa nera, le convocate da Guadalupe, Volpi, Patuzzo, Gabrielli, Usari, Pestelli, Zanier, Speranza, Specchioli, Angaroni, Grandinetti, Croci e Grassi. Per il circolo Montecitorio, Pietroletti, tanto allo Sconci della Monaca, Pappacena, Enrico Gagliardi, una panchina manista. Però il calcio di inizio, l'Atletico San Lorenzo in divisa bianca, risponde il circolo Montecitorio, completino Total Black. Tutto pronto, si comincia col primo pallone giocato dalle divise bianche. Palla sopra, era buona l'idea, non si fa cavalcare però il San Lorenzo. Usari scarica sulla destra. Una volta anche Volpi, lei a dare indicazioni, cerca la palla in diagonale, intercetta il Montecitorio solo per un attimo. Ancora Volpi sul pallone. Cerca una combinazione, triangolo che si chiude, conclusione Mancina. Parata e calcio d'angolo. A Montecitorio, palla in mezzo, capisce tutto con un attimo d'anticipo Volpi che guida il contropiede, 3 contro 2, palla sulla sinistra, di punta, ottima l'uscita del portiere anche in un secondo tentativo, chiude la saracinesca, angolo, cerca spazio dove spazio non c'è, c'è un muro nero, ora bisogna ricominciare da fuori, conclusione dalla distanza ancora del San Lorenzo, stavolta era Angaroni. Si riprende con la rimessa dal fondo, gioca corto Pietroletti, Tantalo, va da Enrico, ne salta una, tiro di punta, potente ma non preciso, allora va a batterlo direttamente la capitano Stefania Tantalo, vedete inquadrata, faccia al braccio, maglia numero 8, mette una in barriera Gabrielli. Palla dall'altra parte, viene incontro, cerca la conclusione. In due tempi, parata di Gabrielli. Pietroletti, da Sconci, deve lasciare corto, ancora Sconci, uno contro uno su Volpi. Alla meglio Sconci, conclusione! E arriva il gol del vantaggio del circolo Montecitorio. La mette dentro Carolina Sconci. Tantalo in avanti, anticipo però di Volpi, riesce a servire la compagna lì vicino, rientrano le maglie del circolo, ma ci deve mettere una pezza ancora Pietroletti, e tiene Tantalo, cerca la palla profonda, riconquista il San Lorenzo, conclusione che sbatte sul palo, la conclusione di Grandinetti, il palo nega la gioia. Pressione Montecitorio che cerca di rubare questo pallone e la palla finisce in rete sul primo palo, arriva il gol di Anna Pappacena, 2-0 circolo Montecitorio. Eccoci allora col secondo tempo, la prima palla gestita dal circolo Montecitorio, da subito il pallone in avanti, Massimo può rimettere in gioco Gabrielli. Volpi, ecco l'1-2 che si chiude, attenzione allo San Lorenzo, lì davanti, occasione colossale, mangiata, ciupata da Grassi, la traversa, parte esterna, rimette subito Gabrielli in gioco per Volpi, attenzione lì davanti, perché Pietroletti è riuscita a deviare sulla conclusione di Angaroni. Enrico cerca di mettere palla dentro, tocca Gabrielli, palla che sbatte sul palo e poi esce dal campo. Buona la palla per Pestelli, sterzata della numero 3. Buona manovra San Lorenzo, incredibile, palla che sbatte sul palo, si mangia, spreca un'altra occasione il San Lorenzo. Dorio avanti di due reti, Tantalo a proporre al centro, Sconci come al solito a lottare,
dietro Enrico, dentro, buona la difesa di Angaroni. C'è spazio per servire Grandinetti. Ecco la palla al piede della numero 9. Triangolo che si chiude, Grandinetti. Tiro largo, battere Pestelli. Dentro il pallone, attenzione, gol mancino. Palla fuori, ci ha provato Grandinetti. Pressione, la scelta tattica di della Montecitorio di Maniccia di cercare la pressione. Per poco non arriva l'anticipo, attenzione al 2 contro 2 l'Atletico San Lorenzo che cerca la palla in mezzo, riesce a parare Pietro Letti e arriva il triplice fischio. Non c'è più tempo, vince il circolo Montecitorio 2-0 sull'Atletico San Lorenzo che le ha provate davvero tutte, ma il pallone sembrava non volesse entrare, complici anche le super parate di Pietro Letti.